Buongiorno ragazze, oggi il buongiorno ve lo do qui in macchina perché siamo proprio intaffarate al massimo. Come sapete, io sto vendendo delle borse, infatti sono qua davanti all'ingrosso che sto caricando la merce praticamente che devo vendere e niente, perciò ho detto ve lo do qua e buongiorno perché stamattina siamo proprio di fretta. Poi la mattina non è cominciata neanche tanto bene, visto che appena usciti proprio abbiamo, diciamo, avuto problemi con la ruota della macchina e siamo in ritardo con le consegne e niente, sta anche piovendo, cioè c'è anche bruttissimo tempo. Sinceramente non ho avuto neanche tempo di fare vlog, mi dispiace tantissimo e soprattutto prima che mi dimentico, voglio ringraziare Leonarda Papale per avermi fatto un intro per i video dei miei canali, veramente molto molto carina e ti ringrazio infinite. E niente, oggi non so come scorrere. Diciamo, cioè, lo so perché sarò sempre correndo di qua e di là, però non lo so. Ho detto, speriamo di riuscire di fare almeno questo video vlog di stare un po' insieme. E niente, sto parlando anche di fretta perché dobbiamo proprio siamo veramente di fretta. Sto scappato, ho detto, ne approfitto, resto qui in macchina. Ho detto, pensa tutte cose tu e do il buongiorno alle persone che mi seguono perché mi hanno chiesto in tanti quando farò il video, quando rifarò il video, quando rifarò. Eccomi qua, ci sto provando. Eccomi qua, ho un'altra registrazione dentro la macchina, ma purtroppo è oggi, purtroppo no, perché alla fine mi sta andando bene questo progetto che ho messo io che mi è venuto in mente di fare e niente, sono di nuovo qua nelle consegne a prendere qui di nuovo all'ingrosso a prendere altre borse che mi hanno richiesto e li devo andare a consegnare. Perciò fine stasera alle 9:30 ho consegne. Perciò credo che mi ritirerò abbastanza tardi a casa. E niente, adesso sto aspettando che esce mio marito perché come al solito gli ho detto vai tu, io aspetto qua, si vede dagli occhi che sono stanca, sto morendo dal sonno perché stamattina mi sono alzata veramente presto, poi qua mi si è sbavato anche il trucco, mi devo assolutamente sistemare perché nell'agenda non è che posso scendere così e niente, devo assolutamente sistemarmi e niente, casomai niente, ci aggiorniamo dopo per vedere praticamente se cambia qualcosa, ma penso di no perché ripeto, oggi siamo pieni pieni di consegne, ma è giusto che facevo un vlog perché era da tantissimo tempo che non facevo vlog, cercavo sempre un attimo per iniziarlo, lo iniziavo però non riuscivo a terminarlo perché veramente ero strapiena di impegni e non potevo dedicarmi a voi purtroppo e oggi spero di riuscircela, di riuscire a finire questo vlog e pubblicarlo il prima possibile visto che me l'avete chiesto in tanti come mai non avevo pubblicato, non pubblicavo più video e niente, noi niente, vi lascio qui e niente. Sarà un video un po' strano oggi, ma così vedete almeno le giornate come le passo io da quando ho messo in azione questo progetto, che ovviamente sta andando bene, sono strafelice di questo. E niente, a dopo. Eccomi qua a casa, sono tornata da poco, da stamattina che praticamente sono pieti pieti, mi sono ritirata solo per pranzare e poi sono dovuta di uscire di nuovo. E niente, adesso mi sono ritirata da poco, già mi sono messa in pigiama, sono stata poi, mentre siccome dovevamo consegnare alle 9:30 un'altra borsa, abbiamo cenato qualcosa, un panino fuori, così con i miei cugini e poi niente, sono andata a prendersi un caffè e siamo praticamente ritornati a casa perché domani dobbiamo alzarci presto perché abbiamo un altro giro di consegne. Ebbene sì, lavoriamo anche la domenica. Volevo farvi vedere, ne approfitto, perché visto mentre ero dove si prendono il caffè loro, che è praticamente il lungomare di Catania, lì fanno la. Si mettono le bancarelle dove vendono biciotterie, queste cose qui e niente. E praticamente ho visto una tovaglia praticamente che mi è piaciuta tantissimo e l'ho pagata 3 euro. Infatti, l'ho pagata pochissimo. Adesso ve la faccio vedere perché è veramente molto bella. Mi ha colpito appena l'ho vista, infatti, l'ho presa subito.
La tovaglia è questa qui che vedete, infatti è in 3D, infatti appena l'ho vista subito me ne sono innamorata, infatti se l'è presa anche mia cugina che lei l'anno prossimo si sposa, praticamente questa estate che viene, e niente, perciò se l'è presa anche lei per la sua casa e devo dire che è molto molto bella, è un tessuto che non si stira e niente, veramente mi è piaciuta un sacco. E adesso voglio farvi vedere un'altra cosa. Ebbene sì, ormai che ci sono, vi faccio vedere vi faccio vedere tutto. Ebbene sì, qui praticamente oggi che è 27 novembre, mi pare, o 26, non mi ricordo. Comunque, ancora siamo a novembre, ancora a novembre, diciamo, deve finire e io già ho fatto il mio alberello natalizio. Ebbene sì, quest'anno ho cambiato totalmente genere e anche soprattutto colore, perché usavo doppio colore, tipo l'anno scorso mi pare che l'ho fatto argento e blu, e invece quest'anno l'ho fatto totalmente diverse e particolari, che adesso vi faccio vedere. Questo è l'alberello di quest'anno, ebbene sì, come vedete è bianco, ho fatto un monocolore, però le palline sono veramente particolari. Intanto ci ho messo anche queste stelline, speriamo che prenda fuoco subito, si mette a fuoco subito. Comunque, queste stelline tipo con questi filettini molto molto belline, poi queste palline con tutti questi brillantini. Poi quest'anno ho messo anche queste qua che mi sono piaciute un sacco e infatti le ho acquistate subito. È da un po' di tempo che si usano, però io quest'anno è la prima volta, diciamo, che li metto perché non le ho mai utilizzate prima di quest'anno. Queste palline qua, come vedete, con la renna disegnata, tipo qua c'è un pezzo di stoffa. Poi quest'anno sopra, invece di mettere classica stella o cono, ho messo il fiocchetto. Poi che cosa c'è di particolare? Ah, e queste qua, queste palline così qua col bottone tipo stile, diciamo, shabby. E niente, poi ho messo ovviamente questa fascia qui perché quest'anno vanno anche queste fasce. E niente, ce l'ho messa. E niente, quest'anno l'albero l'ho fatto tutto tutto bianco, così ovviamente volevo metterci pure gli orsetti, ma ora vediamo, sinceramente non lo so perché poi non vorrei che viene troppo carico, comunque non lo so, vedo che quest'anno vanno molto gli orsetti e vediamo, sono indecisa se comprarli oppure no. Comunque quest'anno l'albero mi piace più degli altri anni, assolutamente. Vi ho fatto vedere praticamente tutto. Mi dispiace, aspettami, passo di qua, che qui praticamente rispetto nel salone, perché nel salone di sopra vanno due lampadine per fare molta luce, perché il salone, diciamo, è abbastanza grande, solo che una lampadina già si è fulminata, me ne è rimasta solo una, perciò non fa tantissima tantissima luce. E niente, ora mi metto a lettuccio perché domani ho quest'altra giornata di consegne. Meno male che questa cosa, devo dire che mi sta andando abbastanza bene, sto avendo un bel successo. Addirittura non consegno solo qui a Catania, ma addirittura ho fatto anche delle spedizioni fuori, veramente cosa che non mi aspettavo e veramente sono stra felice. Proprio sono contentissima. Vorrei farveli vedere le borse che vendono, lo so. Non vorrei poi annoiarvi. Comunque qualcosina ve la faccio vedere, anche perché queste borse praticamente una l'ho presa anche per me, no, ne ho prese tre per me perché proprio mi piacevano questi modelli di borse. Comunque, una è questa qua che vedete, questa che è molto bella. Questa, diciamo, che è la più richiesta, di cui io faccio gli ordini fino alla sera tardi, di cui li consegno fino alla sera tardi. Sono queste borse qui. Devo dire, aspetta, mi metto
ritorno in cucina così si vede meglio. Sono queste borse qui, devo dire che sono le più richieste, infatti ne ho di tantissimi, tantissimi colori. E queste ovviamente me la sono presa anche per me perché veramente mi piaceva un sacco e poi mi trovo veramente bene. Perdonatemi gli oscuri, però qui non prende, prende, non prende, prende, non prende. Comunque, poi cose. Ah, c'ho anche le bag, ovviamente sono incastate. Non so se così li vedete, comunque sono incastrate. Poi c'ho questi tipi di borse, queste qua, che anche queste le vendo. E di questi tipo di borsa io me ne sono presi due perché sono, diciamo, due perché mi piacciono un sacco e ne ho prese due che un colore avano e uno blu scuro. Comunque queste sono più o meno le borse che ho qui a casa a disposizione che devo assolutamente consegnare. Poi ovviamente ce n'ho tante altre che pubblico ovviamente nella mia pagina Moda Vanessa. Lì ci sono un sacco di borse. Comunque non me l'aspettavo che questo progetto mi andasse bene assolutamente perché ho detto buttiamoci, proviamoci, anche perché lavoro scarseggia. E qualcosa per andare avanti dobbiamo assolutamente fare perché se no non si ci arriva più. E niente, mi sono buttata in questa cosa. Speriamo che duri. Già è un mesetto più o meno che fosse, sì, un mesetto, fosse di meno. Comunque più o meno siamo lì. È un mesetto che faccio questo tipo lavoretto. Mi è venuta questa brillante idea, ho detto mettiamo l'importo e niente, praticamente sta andando assolutamente bene. Queste sono le mie unghie di questo mese, che me le ha fatte la mia bravissima estetista, veramente brava brava, che la saluto perché non so se mi guarderà i video, comunque la saluto. Se volete potete anche visitare la sua pagina che è Angels Nail Oltre. È veramente brava questa ragazza. Se c'è qualcuno di Catania che mi segue, potete visitare questa pagina perché veramente è una ragazza molto molto brava e non si prende neanche tanto. E li fa veramente belli. Io già ho fatto, diciamo, il tema natalizio, già me li sono preparati per giorno 8. Poi, ovviamente, mi preparo quelli proprio per la vigilia, Capodanno, me li farò rossi. Questa volta me li sono fatte blu. Comunque, tanto a dicembre ci devo ritornare per rifarmeli e me li farò rosse. E niente, non so questo video quanto durerà. Però non lo so, sinceramente, cioè, questi giorni ci ho provato a fare il video, ci ho provato un sacco di volte, ma niente, ho dovuto, poi non potevo più registrare perché, ripeto, sono talmente impegnata che non ho avuto, sinceramente, neanche il tempo di registrare. Infatti io la casa me la pulisco la sera prima di andare a letto perché proprio la mattina non ho neanche il tempo perché proprio ci sono persone che giustamente lavorano, fanno, allora si liberano per dire all'ora di pranzo, allora io anche col mangiare in bocca tipo scappo per consegnare quelle borse, io lo faccio di tutto per far restare felice, per far rimanere contente diciamo le persone. Poi veramente ne ho tantissimi clienti, veramente già addirittura alcuni cui fissi che comprano molto spesso le mie borse, è veramente una cosa, cioè non me l'aspettavo assolutamente, forse sto avendo più successo.
delle bosse che con YouTube. Comunque va bene, dai, alla fine io lo sapete qua, cioè non è che prendo soldi, finora non ho preso niente, non, perciò no. Niente, mi era arrivata la telefonata e ho dovuto staccare. Comunque non mi ricordo neanche cosa stavo dicendo. E non mi ricordo più. Ah, stavo dicendo che comunque con YouTube non prendo soldi e infatti lo faccio per, cioè, lo faccio per passarmi del tempo e niente, cioè già lo sapete, perciò è inutile che una cosa la ripeto 100.000 volte, però niente, però mi fa piacere fare i video per voi. Io adesso ho in mente di fare un altro video e spero tantissimo di avere del tempo, non lo so, sarà casomai qualche giorno manderò solo mio marito a fare le consegne, mi dedicherò a editare questo video perché ripeto, essendo che consegniamo anche la domenica oppure all'ora di pranzo, ci sono giorni che neanche mangiamo a pranzo, per dire, oppure mangiamo una cosa veloce fuori, tanto per dirvi, perciò vediamo appena c'ho un po' di tempo, cioè devo cercare di registrare questo video perché proprio io per fare questo lavoro ci sto mettendo tutta me stessa per farlo riuscire. Sinceramente, siccome sono anche i primi giorni, non mi va di, diciamo, trascurarlo, anche perché è una cosa che mi porta, diciamo, benefici, cioè mi porta, diciamo, dei pasti in più in casa, per dire. Cioè, sono dei benefici che ora come ora è inutile dirlo, cioè è inutile negarlo, ma a me mi servirebbero. Più che mai, perciò è questo, perciò non ho, nel senso, ho messo un po' da parte YouTube, per questo perché su YouTube, cioè fino adesso non sto guadagnando, perciò anche perché per gli iscritti e le visualizzazioni che ho, sinceramente non sto guadagnando niente, però questa cosa, giustamente, ho visto che mi sta andando abbastanza bene, non ho iniziato neanche da un mese, forse un mesetto, diciamo, e devo dire che mi sta andando abbastanza bene, proprio bene, perciò non mi va di trascurare, cioè io non mi faccio scappare nessun cliente, per dire, se quel cliente ha bisogno di me in quel momento, io cercherò, faccio i salti mortali per essere appunto presente e lasciare la cliente soddisfatta e contenta. E niente, ragazzi, io dopo avervi riempito di chiacchiere, 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 ma da un per poi che non facevo, diciamo, video vlog, ho detto ne approfitto, ho detto vi racconto tutto perché ora devo cercare, devo ritagliarmi un altro tempo per fare un altro videoblog, un altro tipo di video, quello che sia. E niente, io adesso vi saluto perché mi vado a riposare, che domani sveglia presto, come vi ho detto prima, non voglio essere ripetitiva, ma domani si lavora anche. E niente, io vi mando un grosso bacio e alla prossima. Buonanotte!